tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I Misteri della Sibilla, di cui trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso vi piacesse. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata con l'analisi dei quattro assi. La prima carta è l'asso di cuori, dal titolo Conversazione. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un gruppo di tre persone che si ritrovano intorno ad un tavolo e sembrano avere un atteggiamento sereno e amichevole. La carta, a livello simbolico, parla di un momento di gioia e condivisione. I significati principali della carta sono dialogo, incontri per motivi sentimentali o per lavoro e attività di intrattenimento. Gli aspetti al dritto riguardano l'arrivo di buone notizie e idee, ricevere o fare una visita, essere invitati ad uscire o partecipare a feste di vario tipo e vivere eventi felici. Grazie a questa carta si possono avere nuove aspirazioni, confrontarsi con qualcuno che ci può ispirare, ricevere proposte e offerte anche in ambito lavorativo. Da una buona conversazione può scaturire una vantaggiosa iniziativa e realizzazione di un proposito. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono mancanza di comunicazione e comprensione, ricevere offerte e proposte ingannevoli, non voler condividere idee e opinioni, solitudine, ricevere cattive notizie, essere indecisi e volubili, subire cambiamenti imprevisti come aver concordato un appuntamento che verrà rimandato o cancellato. La conversazione corrisponde all'asso di cuori, questa è una carta di abbondanza e felicità, quindi si possono affacciare possibilità di sviluppo e crescita in vari ambiti della vita, nuovi inizi in amore e rigenerazione delle proprie energie psicofisiche. I tempi di realizzazione si riferiscono al mese di maggio, principalmente tra il giorno 21 e il 27. Questa carta consiglia, cerca un confronto chiaro e costruttivo per portare armonia nel tuo ambiente ed evitare litigi e fraintendimenti. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è l'asso di quadri, dal titolo Stanza. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta l'interno di una stanza che sembra essere un soggiorno, dove si vede tra vari elementi una sedia e un tavolo con vassoio di frutta e un calice di vino. A livello simbolico tutto dà la sensazione di un luogo tranquillo e sicuro. I significati principali della carta sono l'arrivo di notizie, incontri e riconciliazioni, un momento di riposo e tranquillità. Gli aspetti al dritto riguardano tutto ciò che è intimo e riservato, il trovarsi in un luogo sicuro, con qualcuno o semplicemente per riposarsi. Le notizie in arrivo possono riferirsi a tutte le modalità di comunicazione, telefonate, messaggi e altro, e si possono ricevere delle confidenze, comunicazioni importanti o documenti. Sono possibili visite di amici stretti e parenti, colloqui di lavoro, riunioni e incontri in segretezza. In base alle carte vicine, la stanza può portare alla realizzazione di un desiderio in campo sentimentale, fidanzamento, una passione nascosta o un legame già esistente che si rinsalda. Questa carta può annunciare un periodo positivo di stabilità e sicurezza lavorativa e finanziaria, oppure può indicare la ripresa dopo un momento di crisi e la soluzione ad un problema. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono ritardi che provocano uno stato d'ansia, preoccupazioni e timori di vario tipo, conti in sospeso e cattiva gestione del lavoro e dei propri investimenti, sia in denaro che in energia psicofisica, tanto spreco da un lato o pigrizia e chiusura dall'altro lato. La stanza può riflettere problemi e discorsi che si ha paura di affrontare, questo può causare incomprensioni e litigi.
Alcune azioni possono essere poco limpide e non sincere. Infine, c'è inquietudine per l'attesa di risultati che tardano ad arrivare. La carta della stanza corrisponde all'asso di quadri, che porta con sé un significato molto favorevole, soprattutto riguardo l'evoluzione e lo sviluppo di progetti lavorativi e materiali. Inoltre può portare entrate in denaro, principalmente dovute al proprio impegno, ma possono anche giungere sotto forma di donazione, eredità o vincite al gioco. Tutto questo si potrà capire dalle carte vicine. I tempi di realizzazione riguardano il mese di aprile, nel periodo compreso tra il 21 e il 27. Questa carta consiglia: presto tutti i tuoi sforzi verranno ricompensati. Al momento cerca un luogo dove sentirti al sicuro e protetto per riflettere o recuperare le energie perse. La terza carta che andremo ad analizzare è l'asso di fiori, dal titolo Sponsali. Questo strano termine indicava tanto tempo fa la promessa di matrimonio. Nell'immagine che vedete qui a fianco si vedono in abito da cerimonia una donna e un uomo inginocchiati in procinto di sposarsi. La scena è simbolo di unione, desiderio e abbondanza in amore, ma anche negli affari. I significati principali della carta sono promessa, unione ufficializzata, fedeltà e nuovi progetti. Con la carta al dritto sono possibili avvenimenti, notizie e sviluppi importanti in tutti i campi, ma soprattutto negli affetti. Con la sua energia si può instaurare e mantenere un rapporto in armonia. In genere si può stabilire una buona intesa per la realizzazione di progetti comuni, accordi e stipulazione di contratti. Infine, le situazioni difficili migliorano. Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo indicano un momento di crisi nei rapporti e l'arrivo di conseguenze di errori commessi in passato, difficoltà di intesa e problemi di comunicazione, con possibile abbandono nelle peggiori delle ipotesi. Nei rapporti di amicizia o familiari ci possono essere invidia e falsità, mentre nel lavoro un contratto può interrompersi o bisogna fare attenzione a false promesse e richieste ambigue. Gli sponsali corrispondono all'asso di fiori, che in genere porta una nuova carica di energia creativa e positività da sfruttare per dare inizio a nuovi progetti. L'arrivo di comunicazioni e novità stimolanti daranno forza anche a vecchie situazioni. I tempi di realizzazione si riferiscono al mese di marzo, principalmente tra il giorno 21 e il 27. La carta sponsali consiglia di essere intraprendenti. Questo può essere un momento molto favorevole in tutte le circostanze. Basta avere il coraggio di crederci. La quarta sibilla di questa puntata che analizzeremo è l'asso di picche dal titolo Dispiacere. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta una donna che volta le spalle ad un'imbarcazione. Ha un fazzoletto in mano e sta piangendo. È facile intuire sia dal nome della carta sia dal soggetto che si tratta di una sibilla poco favorevole. I significati principali della carta sono tensione e tristezza a causa di brutte notizie e dispiaceri. Gli aspetti al dritto parlano di ostacoli che possono portare ad atteggiamenti aggressivi, rabbia e frustrazione. Si possono subire critiche dannose e delusioni, ricevere comunicazione o notizia negativa. Un rapporto può entrare in crisi o rompersi. Per vari motivi c'è un forte senso di ingiustizia o di impotenza di fronte ad eventi inevitabili, tanto impegno mal direzionato. Se ci sono problemi legali, sono difficili da risolvere. Al momento della lettura le azioni sono limitate, ma con tanta determinazione si riuscirà ad ottenere una vittoria dopo una lotta sofferta.
Gli aspetti al rovescio sono più leggeri della carta al dritto. Si tratta comunque di momenti difficili e problemi, ma che diventano passeggeri o si riesce a superarli facilmente. In rapporto sentimentale o di lavoro possono ripetersi o tornare dal passato vecchi dissapori. Di sicuro con la carta del dispiacere, al contrario, c'è più forza e volontà di combattere, nonostante le difficoltà. Anche nella vita sentimentale si può accendere la passione e la fiducia verso un nuovo amore, dopo una delusione. La carta dispiacere corrisponde all'asso di picche, che può essere tanto forte in senso positivo, ma anche tanto distruttivo, con aggressività, crisi e difficoltà, se questa energia non viene controllata e indirizzata nel modo giusto. I tempi di realizzazione si riferiscono al mese di giugno, nel periodo tra il giorno 21 e il 27. Questa carta consiglia: lasciarsi andare alla rabbia e alla frustrazione servirà a poco, meglio canalizzare le proprie energie verso cose più positive e utili. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!